Ciao a tutti ragazzi, eccoci giunti a un nuovo appuntamento dello Schizzo 03 Channel. Oggi andremo ad effettuare l'unboxing del set 60043 Prisoner Transporter. Il set, come ho detto prima, è composto da 196 pezzi, è dotato di 3 minifigure, il poliziotto che guida il camion della polizia per il trasporto dei prigionieri, il prigioniero che sta scappando, è aiutato dall'altro bandito che è il complice su questo mini quad. Il set è del 2014, il costo di listino Lego è 19,99 euro, pagato in sconto all'Interspar della mia città intorno a novembre, 14,59 euro, poco più del 25% di sconto. Andiamo ad effettuare l'unboxing e vediamo quello che c'è all'interno. Scatola vuota che andiamo a posizionare qui. Possiamo subito vedere due belle buste grandi numerate come consuetudine su tutti i Lego City, busta numero 1 e busta numero 2. Vediamo gli adesivi che andranno applicati al furgoncino della polizia e il libretto di istruzioni abbastanza corposo, come solito ben fatto, molto semplice per i bambini nella costruzione. E niente, il set, come vediamo, è composto da due buste numerate 1 e 2. Le buste dalle istruzioni, la busta numero 1 ci permette di costruire la base e lo chassis del camioncino della polizia, nonché tutto il quad e tutte le 3 minifigure. La busta numero 2 completerà la costruzione del camioncino, la parte superiore e le ruote. Non dovrebbe essere un set molto lungo da costruire, ma a primo acchitto sembra veramente ben fatto, e anche le istruzioni, come ormai consuetudine di Lego, dettagliate, precise e appunto per i bambini, passo per passo. Addirittura, come vediamo, c'è una pagina dove viene inserito solo un pezzo e niente, insomma, semplice. Niente ragazzi, ci vediamo dopo per la recensione vera e propria del set, dove spiegherò il set come è composto, se è bello o non bello, darò la mia valutazione e tutto quanto. Ciao a tutti ragazzi, state connessi.